Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Siamo, come vedete, con HTC One per mostrarvi un launcher che abbiamo scaricato oggi e che ci è sembrato davvero molto interessante per quanto riguarda le qualità, le possibilità di personalizzazione e anche l'aspetto proprio estetico. Partiamo subito dal fatto che è disponibile in maniera gratuita sul Play Store. Si tratta di una shell, si chiama Yandex Launcher, quindi potrete scaricarlo gratuitamente sul Play Store ed è in realtà un'accoppiata tra Launcher e Dialer, quindi disponibile ovviamente in lingua completamente tradotto in italiano. Andiamo un attimo a chiudere le applicazioni, così vi mostro quelle che sono proprio le caratteristiche del Launcher e le funzionalità e le prestazioni. Dal punto di vista della fluidità, questo Launcher si è comportato davvero molto bene, non soffre di alcun problema se non quando ad esempio andiamo nell'app drawer e torniamo indietro. Come vedete c'è un piccolo lag nell'esecuzione dell'operazione quando schiacciamo il tasto back per tornare alla home. Parliamo un po' però delle caratteristiche vere e proprie di questo launcher. Innanzitutto, non so se avete notato, ma ci sono davvero molti widget e pannelli personalizzati che potremo andare a caratterizzare secondo quelle che sono le nostre esigenze e personalizzare le varie home del nostro dispositivo. Ad esempio, questo qui è un widget che riunisce il meteo, le informazioni riguardo gli orari, il calendario, toggle rapidi e la possibilità di andare a modificare la luminosità. Oppure questo qui è il widget del feed delle notizie, possiamo aggiungere più feed, in questo caso noi abbiamo quello di tutto Android e quindi avere tutte le notizie qui disponibili direttamente sulla home. Questo qua è il widget di Flickr, questo è quello della luna, il meteo esteso e così via, ma ce ne sono davvero molti che vi mostreremo. Innanzitutto, facendo un pinch out, andiamo all'interno della cosiddetta sequenza video e se ci fermiamo su uno dei pannelli, ad esempio il pannello del meteo, come vedete parte un'animazione davvero molto carina che si differenzia per ciascun widget. Ad esempio andiamo sul widget della luna, come vedete ogni pannello, ogni widget ha un'animazione diversa che può risultare anche molto carina. Questo qui è il widget della ricerca del meteo che si anima in questo modo. Come vedete, facendo swipeando verso destra o verso sinistra, si andranno a consultare i vari pannelli. Schiacciando qui in basso a destra avremo i vari pannelli che possiamo andare ad aggiungere a quelli già esistenti, oppure possiamo eliminarne uno di quelli che abbiamo inserito. Ad esempio, possiamo inserire il pannello dell'orologio, il pannello delle note e così via. Abbiamo davvero molta possibilità di personalizzazione. In basso qui sulla barra abbiamo inserito anche questo tastino per la sequenza video, quindi se ad esempio lo schiacciamo e trasciniamo verso destra o verso sinistra abbiamo questo effetto davvero molto ma molto simpatico. Schiacciando sulla home possiamo ad esempio andare a personalizzare ancora più le icone o le cartelle. Le cartelle sotto questo punto di vista sono particolari poiché abbiamo due tipi di cartella: la cartella classica con questa animazione carina, quindi rimpicciolita, oppure la cartella estesa. Come in questo caso la cartella giochi è fatta in questo modo, ci mostra quindi delle anteprime, delle icone che possiamo andare direttamente a schiacciare e quindi ad avviare l'applicazione relativa. E una parte ovviamente sono nascoste perché non c'entrano all'interno della cartella estesa. Qui in basso abbiamo questa barra con le icone modificate, drawer delle applicazioni che è a sfondo completamente nero con navigazione orizzontale, possibilità di andarlo a modificare inserendo delle cartelle, nascondendo delle applicazioni, ad esempio possibilità di nascondere i contatti, quindi inserirli qui all'interno, le avremo solo all'interno di questa cartella e non nel drawer. Possibilità di aggiungere cartelle qui superiormente che quindi ci verranno poi mostrate anche all'interno del drawer. Ad esempio inseriamo la galleria nella cartella strumenti, cioè ritroveremo qui la cartella con la galleria all'interno, oppure Play Store, stessa cosa. Quindi davvero molta possibilità di personalizzazione, possibilità anche di ricercare le applicazioni direttamente. Possiamo aggiungere alla home non solo i collegamenti tappando direttamente su uno dei
su una delle icone corrispondenti al collegamento stesso possiamo inserire widget che sono davvero molti, foto del giorno, fuso orario, compleanni, messaggistica, i vari toggle, quindi davvero molta possibilità di inserimento di widget. E questi invece sono i pannelli veri e propri che vi ho già mostrato, quindi il pannello dell'ora, calendario, immagini, meteo, luna, note, notizie e calcolatrice. Nell'ultima scheda abbiamo i classici pannelli Android che sarà possibile ovviamente inserire come qualsiasi altro widget come siamo abituati a fare. Vi dicevo della fluidità, non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema, davvero molto fluido. Vabbè che HTC One era già molto fluido con l'interfaccia Stock Sense, però ad esempio se prendiamo, l'abbiamo installato anche su Galaxy S4 dove magari la TouchWiz aveva qualche problemino di fluidità, anche qui in questo caso si comporta davvero molto bene e non ha avuto alcun tipo di problema. Anche la sequenza video davvero molto molto fluida, però a dimostrazione del fatto che questo launcher è davvero ben ottimizzato nonostante quelle che sono le sue caratteristiche grafiche, abbiamo qui anche uno StoneX STX Ultra che quindi come caratteristica hardware non è eccelso, non è a massimi livelli, e anche in questo caso la fluidità di navigazione all'interno dell'interfaccia è davvero molto ma molto buona, è ai massimi livelli direi anche in questo caso. Come vedete, anche in questo caso, nel momento in cui torniamo alla home, c'è un piccolo lag che purtroppo può risultare fastidioso. La versione del launcher è 2.27, abbiamo ricevuto l'aggiornamento davvero pochi minuti fa, però non sono, si tratta solamente di aggiornamenti relativi a risoluzioni di bug. Vi mostro un po' quelle che sono le impostazioni, a quale è possibile accedere ovviamente direttamente dalla home. Possibilità di andare a modificare l'aspetto, quindi con il tema, scegliere il tema scuro o bianco, trasparente o solido, quindi verrà modificata sia la barra che i widget e tutto il resto. Il tema della sequenza video o la barra dei programmi può essere settata come colorata o meno. Possibilità di attivare la sequenza video che abbiamo visto prima, le immagini di contatto rotonde o quadrate e modificare l'elenco dei programmi. Sfondi che Yandex Shell mette a nostra disposizione, alcuni sono davvero molto carini. Sperimentale, qui abbiamo delle opzioni che in realtà sono ancora in fase beta, come ad esempio la modalità di 3D stereoscopico, il sensore 3G, funzione di backup di ripristino, griglia 5x5 e così via. Per il resto, comunque, classiche impostazioni dei launcher. Come vi dicevo, non è solamente un launcher, ma anche un dialer. Andando ad aprire infatti il dialer qui in basso a sinistra, avremo queste immagini relative ai contatti preferiti, più grandi, quindi rotondi, che possono poi essere anche personalizzati in maniera quadrata, contatti frequenti e così via. Qui abbiamo tutta la lista dei contatti, il registro delle chiamate, la tastiera che purtroppo però non ha la ricerca rapida in rubrica, però davvero anche qui un dialer fatto molto bene, non ha alcuna diciamo, particolarità rispetto al launcher che invece è molto particolare, devo dire molto carino, ci ha stupito molto, soprattutto perché si tratta comunque sia di una shell completamente gratuita che è raro trovare di questo tipo sul Play Store. Parlando un po' di prestazioni, non abbiamo riscontrato particolari problemi relativi alla batteria, quindi risentimenti sulla batteria, sulla durata e sull'autonomia, mentre per quanto riguarda la RAM occupata da questo launcher, vi mostriamo un attimo quanta RAM occupa in memoria. Andiamo nell'applicazione in esecuzione. Come vedete c'è Yandex Shell e occupa circa 72 MB in memoria, quindi non pochissimi, ma nemmeno molti. E comunque, come avete visto, funziona anche in maniera abbastanza fluida su, ad esempio, un STX Ultra che ha solamente, tra virgolette, 1 GB di RAM e non 2 GB come HTC One o Galaxy S4. Quindi vi consigliamo perlomeno di provare questo launcher se siete curiosi, visto che è in versione completamente gratuita sul Play Store. Di sicuro comunque si tratta sia di un launcher particolare, quindi magari non è proprio adatto a tutti, poiché molto dal punto di vista delle qualità grafiche ha molti effetti. Vi consigliamo quindi perlomeno di provare questo launcher che come abbiamo detto è in versione completamente gratuita sul Play Store, quindi se siete interessati almeno provarlo è d'obbligo, perché comunque si tratta di un launcher molto molto fluido e al tempo stesso con molte possibilità di personalizzazione e davvero molto bello dal punto di vista grafico per quanto riguarda gli effetti e cose di questo genere. Da Emanuele Capone è tutto per tuttoandroid.net.